Ciao ragazzi e ragazze, come va? Sono in pigiama, scusate, ma non avevo voglia di mettere la maglietta perché se metto la maglietta il mio cane vuole scendere. Allora, oggi video acquisti. Ho deciso di fare questa tipologia di video una volta al mese, il video acquisti mensilmente. Cioè vi faccio vedere tutte le cose che compro in quel mese, in questo caso appunto le cose che ho comprato nel gennaio 2016. Non vi faccio vedere in ordine cronologico perché sennò dovrei passare dai giocattoli, che sono solo due e li ho comprati lo stesso giorno. Poi dovrei passare ai fumetti, poi a un vinile, ai altri fumetti, ai manga, un fumetto, manga, DVD, è un casino. Quindi io ve lo divido in tipologie. Vi dico semplicemente i prezzi, come avete visto mi sono scritto tutte le cose che ho comprato nel mese, qua c'è scritto febbraio. Allora, iniziamo dalle cose che ho comprato proprio il 2 gennaio, che sono state le Bratz. Yasmin, che è lei, che le avete già viste, quindi ve le faccio vedere velocemente. Ho comprato questa, la borsa, gli orecchini e la collana. Come vi ho già detto, ve li danno in dotazione, però dovete inserirgli voi gli orecchini, la borsa e la collana dovete mettergliela voi. Questa è Yasmin, molto bella. Se vi interessa una recensione, queste costano 10 euro l'una, 20 euro tutte e due le ho pagate. E poi Chloe, però queste sono quelle nella versione singola. Aspettate che qua. Ok, questa qua. Perfetto. Queste le avete già viste, quindi non mi soffermo più di tanto. Ok. Poi direi di passare subito alle cose che ho qua sopra, quindi al vinile. Il vinile l'ho comprato l'11, vabbè, ma non mi interessa il giorno che l'ho comprato, cioè voglio dire. Questo vinile di Madonna, Like a Virgin, ho già la versione in CD, però l'ho voluto comprare che questo album è dell'84, perché è il secondo che ha fatto dopo Madonna, ha fatto Like a Virgin, come sapete. Credo che lo sappiate perché è una cantante che i giovani d'oggi non è che ascoltino tanto, però. E costa, per me era un buon prezzo perché l'ho pagato 18 euro. Come potete vedere, qua c'è l'immagine, qua c'è il primo testo e tutti gli altri testi sono qua dietro. È una cosa che mi piace tantissimo, come sapete, i testi. E questo è ancora la grammatura, quella da 180, come piace a me, della Sire, come potete vedere. Like a Virgin, lato 1 e lato 2. Se vi interessa le canzoni, basta che andate su iTunes o su YouTube e basta che mettete Like a Virgin e ve le sentite. Comunque sono bellissime. Poi passiamo a un'altra cosa, evidenzio così vedo che vi ho già fatto vedere. Ho preso il CD di Nina Zilli, Frasi e Fumo. Se vi interessa questo CD, è uscito anche questo qua, ho preso Nina Zilli, Frasi e Fumo. Se vi interessa, questo l'ho pagato 15 euro. Impolveratissimo. E dire che l'ho ascoltato due giorni fa, nel senso. Perché, non, come potete vedere, ho tenuto la confezione perché è quella di carta. Che si apre. Da questo lato c'è il libretto. Con i testi, ma vi devo dire una cosa, non tutti i testi sono completi. Aspettate, ecco, questo non è tutto il testo della canzone, c'è un bel altro pezzo che non è stato scritto. Non ho capito il perché, però va bene. Comunque vi devo dire che è carino se ascoltate la musica italiana, né? E questo è il CD, come è fatto. Questo CD c'è anche la versione in vinile, l'ho visto sul sito della Mondadori.
Ah, e qua dentro c'è scritto: dedico questo CD alla mia stella e a tutti i naufraghi che in mezzo alla tempesta hanno saputo seguire la loro, trovando vita nuova oltre l'orizzonte. Molto carina questa frase. Comunque, questo costa 15 euro e contiene 14 canzoni. Se vi interessa sapere le canzoni, vi lascio qua. Stoppate qua il video. Se no, come qui, basta che andate. No, su YouTube mi sa che non si trova ancora. Comunque, basta che andate su iTunes, lo trovate. Idem, vabbè, di Like a Virgin. Ho pagato 15. Poi passiamo, ormai che siamo nel reparto CD, vinili e DVD, passiamo ai DVD per poi passare ai fumetti e manga. Ciao mamma, cosa c'è? Mia mamma va al mercato adesso con la nonna. Allora, passiamo ai DVD. Questi DVD li ho trovati, se vi interessa, all'Ipercop. Li ho trovati all'Ipercop. E di cosa si tratta? Allora, dei DVD delle Angel Friends, l'1, il 2, il 3 e il 4. Vi faccio vedere. L'1 ha i primi 6, dall'1 al 6, i primi 6 episodi. Poi questo ha dal numero 7 al 12, che è il numero 2. Poi il numero 3 ha dal 13 al 17. E poi il numero 4 dal 18 al 22. Vi faccio vedere anche il dietro, se vi interessa come si chiamano. Fate voi lo stop perché non sto qui a dirvi tutti i titoli, perché se c'è. Ecco, e questi qua, delle Angel Friends, dato che non c'erano tutti, ho cercato su Amazon, addirittura su Amazon non si trovano più, quindi terrò questi a vita. Non potrò, perché ho scoperto che arrivano fino al numero 10 questi. Ecco, qua sono al 4. Dato appunto che non c'erano tutti, li mettevano a 3 euro l'uno, quindi questi 4 li ho pagati 12 euro. Questi 4 qua. Poi ho comprato Il mondo di Patty. Anche qui, dato che non c'erano tutti, c'era solo il 3, cioè la prima serie, il cofanetto numero 3, il cofanetto numero 4 e il cofanetto numero 5. Ho visto su Amazon, questi ci sono, tutta la prima serie c'è dal cofanetto numero 1 al cofanetto numero 10 e la seconda serie c'è dal cofanetto numero 1 alla numero 8, se non mi sbaglio, se non vorrei dire stupidaggini. Comunque la seconda serie mi sembra che non ci sia tutta. Anche qui, dato che non c'erano più tutti, però su Amazon ovviamente costavano un bel po' di più, io questi li ho pagati 1 euro. Sì, se per caso avete la 1 e la 2, io vi consiglio appunto di andare all'Ipercop e di comprarveli. Come potete vedere, questo è il numero 9, cioè il DVD 9. Come potete vedere, anche qua c'è scritto. Vedete? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, esatto. E qua infatti c'è scritto 9, 9, 10, 11, 12. Vabbè. Comunque questo è il 9, questo è il 10. Questo è l'11 e questo è il 12. Voglio farvi vedere che dentro il DVD c'è seriamente, né? Cioè, per 3 euro li ho presi tutti e 3, ovvio, se c'erano tutte magari sarebbero costate di più, però non c'erano tutte. Vabbè, amen. Avete visto, non vi faccio vedere tutte le copertine. Comunque questi qua li ho pagati 3 euro tutti e 3, 1 euro a testa, appunto. Credetemi perché è così. Se voi andate all'Ipercop, sta rompendo giù tutto. Se voi andate all'Ipercop, erano i DVD delle Angel Friends. Se voi andate all'Ipercop, li trovate a questo prezzo. Ok, ora passiamo alle cose Disney. Allora, cerchiamo adesso di fare una fila più bella di quella che ho creato. Allora, qua devo stare un po' attento perché non sono ben in ordine come dico io. Allora. Ok, qua vabbè. Ho
preso i migliori anni Disney, lo vedete imbustato perché l'ho già letto, come sapete le cose che vedete imbustate perché le ho già lette, quelle che non vedete imbustate ma le ho lette perché devo comprare le buste, quindi ok. Invece quelle che vedete che non sono imbustate, alcune non le ho lette, altre appunto devo comprare le buste. Allora, questo qua è i migliori anni Disney, 1967, è il numero 8 della serie, perché come sapete, cioè 8 è scritto qua, qua dietro c'è scritto 38. Beh, comunque appunto è di gennaio 2016, come sapete è bimestrale, ha un prezzo di 4 euro. Poi passiamo a questo dai, passiamo a questo. Poi Paperino, il numero 428 di febbraio. Come sapete, dato che d'ora in poi farò i video acquisti una volta al mese, la maggior parte dei numeri sono del mese successivo, cioè alcuni numeri sono del mese successivo. Perché come sapete, la Disney fa uscire Paperino il 30, quindi ok. Questo appunto è Paperino, è di febbraio 2016 e costa, è il numero 428 e costa 3 euro, scusate il prezzo. Poi, qua. Poi a chi passiamo di bello? Dai, passiamo a... No. Dai, sì, a questo. Cinestory. Cosa è uscito di Cinestory questo mese? È uscito appunto Frozen, dalla linea Cinestory. Se non mi sbaglio, Frozen devono farla anche uscire nella linea Movie Comics. Non ho capito quando uscirà mai la Movie Comics. Comunque, questo questa fascia di luce, boh, va bene. Vedete, quella riga di luce, no. Ho la lampadina qua, mi sono appena accecato. Vabbè. Comunque, Disney Frozen Cinestory, come sapete, è bimestrale, perché un mese esce la serie standard e l'altro mese esce la serie oro. È di gennaio 2016, appunto, è il secondo numero, perché come... Cioè, il secondo numero non c'è scritto qua, perché potete prendere quello che volete, però se la collezionate come me, è il secondo numero della Cinestory, perché la prima è stata Inside Out. Come potete vedere, qua ci sono tutte le... con una pagina luminosa le immagini del film trasformato in fumetto. Poi una cosa che finalmente è uscita, non ho capito se è già uscita o no la cover variant, e dicendo così avrete già capito, finalmente rincominciano dal numero 1 i grandi classici Disney. Vi dico che è da novembre, perché come sapete anteprima va avanti di 2 mesi, quindi quello di novembre diceva le anteprime di gennaio, ok? A gennaio è uscito l'ultimo numero, che era il 350 della vecchia serie, e finalmente è uscito il numero nuovo. Peccato che l'hanno aumentato di prezzo. Posto di 4 euro, se non vado errato, sì, o 3. O 3,90 o 4 euro costava, adesso costa la bellezza di 4,90. Comunque, come sapete, è mensile ed è appunto il numero 1 di febbraio 2016. E sinceramente io lo preferisco, questa versione, perché innanzitutto è più grande, è più grande, ha le pagine più spesse, quindi è più cicciona la costa. Mi piace un casino, in più guardate la cosa, stessa altezza. È la stessa misura, qua non si nota tanto, comunque, ok, si nota, dai. È la stessa misura dei Cinestory. Quindi se voi non avete mai collezionato i grandi classici Disney, la versione vecchia, vi consiglio di iniziare dalla versione nuova, perché potete metterli vicino a Cinestory, che fanno tutto lo scaffale della stessa altezza. Ecco, se qualcuno lo sa, io ho visto sul sito della Panini che la versione variant, la cover variant, che dovrebbe essere blu se non mi sbaglio, lo sfondo con solo la faccia di Topolino in primo piano, sempre vestito così, è vestito così perché dentro c'è l'inferno di Topolino, storia che io non ho mai sopportato della Disney, giuro, è l'unica che non mi è mai piaciuta della Disney,
Cos'è che stavo dicendo? Sì, ok. Quindi, appunto, io vi consiglio di iniziare a collezionare da adesso perché sono iniziati dal numero 1. Io, ovviamente, cosa che farò? Collezionare dal numero 1, sicuramente. Poi, cosa passiamo? Dai, passiamo a questo. Mi vedete continuamente girare le pagine perché una cosa è scritta di qua e una cosa è scritta di là. Ho comprato e ho letto. Ah, non ve l'ho detto. Gli unici che devo leggere sono Paperino e i grandi classici Disney. Questi altri che vi faccio vedere li ho letti tutti. Quindi questo l'ho letto. Topolino K.O. perché c'è il punto di domanda. Delle Topo Storie e del numero 21, sempre a un prezzo di 4 euro. Poi. I classici Disney, il numero 470 di gennaio 2016. Io spero che finiscano al numero 500 questi e facciano come hanno fatto con i grandi classici Disney, ricominciare da capo. Lo spero proprio tanto, però ne dubito che dei classici Disney facciano una cosa come hanno fatto con i grandi classici. Che classici c'è addirittura da più tempo dei grandi classici perché sono più numeri ovviamente, quindi vabbè, come questo qua comunque è di gennaio appunto 2016 e costa sempre 3 euro. Quello l'ho letto, eh. Ok, poi passiamo a una cosa che c'è scritta di qua. Ok. Poi ho preso Pocket Love, questo è bimestrale. Se siete ragazze, ma perché? Cioè, io sono un ragazzo quindi lo compro. Ha delle storie molto carine, cioè non sono prettamente femminili, eh. Cioè, voglio dire come storie, può leggerle chiunque. Anche se c'è scritto care lettrici, eh. Comunque, è bimestrale, è il numero 60, siamo arrivati al 60, io lo colleziono dal 58, sì, dal 58, 59, 60, da 6 mesi che lo colleziono perché è bimestrale, quindi un mese sì, un mese no. Questo qua è di febbraio 2016, si leggerà? Vabbè, comunque come potete, se si è letto bene, comunque è di febbraio, credetemi, e costa 2,70 euro. Ok, adesso passo a Topolino. Topolino, vi devo far vedere 5 numeri. Uno, come sapete, è di febbraio. Invece quest'altro, non so se ve l'ho già fatto vedere, questi sono imbustati perché li ho letti. Ah, Pocket Love l'ho letto. Vabbè, niente, stavo leggendo la pubblicità qua dietro. Allora, questo è il numero 3136. Da lì non si leggerà molto, da qui forse qualcosa di più. Ok, ve lo faccio vedere anche se io l'ho comprato a fine dicembre, perché appunto è il primo numero dell'anno 2016, come potete vedere, del 3000 appunto 136. Come sapete tutti costa 2,50 euro. Poi, il primo che ho comprato a gennaio invece è stato questo, il 3137. Poi ho preso il 3138. Il 3139, controllo perché qua c'era una storia di Fantomius, come sapete io adoro Fantomius. 3139. E questo è già di febbraio, però come sapete esce ogni mercoledì, quindi come sapete la data che c'è scritta qua non è mai quella corrispondente a quella che c'è. Sapete, il 3140. La prima storia che c'è qua dentro è molto carina. Vabbè. Se non collezionate Topolino, cosa aspettate? Comunque vi consiglio di abbonarvi perché costa meno. Mia mamma non mi ha ancora abbonato, quando mi abbonerà sarò contento, almeno mi arriva a casa bello imbustato, bello nuovo. Cioè, non imbustato con questa, né? Imbustato con quella. Come quella, ok, normale, non questa qua che uso io. Ok. Passiamo finalmente ai PAM. Ah, e volevo farvi anche.
anche i preferiti insieme a questo video. Allora, i miei preferiti sono stati i piccoli passi di felicità di Lassie Dillon, che devo ancora finire, mi piace un casino. Le Bratz, il mondo di Patty, e il CD di Nina Zilli, Frasi e Fumo. Vi sto facendo tutto insieme queste cose perché non ho voglia di fare... A foto preferite me l'ha richiesto un ragazzo, però ho deciso che non dico più i nomi, almeno nessuno si sente escluso, scusatemi. Chi me l'ha richiesto lo sa comunque. E a volte me lo chiedete più di uno, quindi è inutile che io dica 80 nomi. 80 nomi che è impossibile, però vabbè, ci siamo capiti. Preferiti del mese. Le canzoni sono appunto quelle di Nina Zilli, e nel vecchio video... vi ho detto anche quelle di Lenny Merlin del suo album del 1999, la 1, la 3 e la 8. Se andate su Wikipedia la trovate. Poi, che mi piace un casino andare in palestra perché sento che mi fa bene ai muscoli, che dimagrisco, sento che mi fa bene per la postura e tutto. Leggere, perché come sapete amo leggere. E adesso che vi faccio vedere i manga, un manga, anzi ve lo faccio vedere subito, sempre che l'ho comprato questo mese, però è una pubblicazione mensile, però è di maggio e giugno 2015, quindi è un po' vecchia. Semplicemente, cosa c'era in edicola? Non che l'ha fatto il mio fumettario, né? Cioè il mio fumettario, il negozio dove vado a comprare i manga. Lo vendevano, la Planet ha fatto questa cosa, che li vendeva tutte e due, erano imbustati tutte e due insieme con la fascetta tutta originale, cioè nel senso, ok, non una cosa che erano usati, quindi lui li ha venduti insieme. Nuovi, che costano 4,20 euro l'uno, ecco, al posto di farli pagare 8,40 euro, li facevano pagare 7,50 euro, e vi devo dire che questo è stato il manga preferito del mio mese. Se lo trovate in giro... Ok, la storia è un po' vecchia perché è di Tsukasa Ojo, quello di Occhi di Gatto, City Hunter. È del 94 sta storia, non si legge. Vabbè. C'è scritto 94 comunque, qua c'è scritto 94. La storia del 94, come potete vedere dall'anno scorso, perché c'è scritto l'hanno ristampata l'anno scorso. Se la trovate ve lo consiglio perché è una storia in due volumi, come potete vedere, uno di due e due di due. Bellissima, è una storia che mi è piaciuta davvero un casino, per questi due volumi è bellissima. Cosa parla? Questa ragazza deve sostituire sua nonna come infermiera in un carcere. Boh, questo è quello che c'è scritto anche qua dietro. Esatto, visto che lavora come medico in un carcere, esatto. Molto carino. Poi Tsukasa Ojo ha dei disegni che io li amo. Amo i suoi disegni. Vorrei recuperare le sue vecchie storie, soprattutto quella nuova anche che ha fatto. Quella nuova che ha fatto vedere anche. Cioè, nel senso. Oddio. Tra i raggi del sole. Se non mi sbaglio, è Tra i raggi del sole. Stavo guardando lì perché ho la copertina, ma non mi viene in mente. Cioè, non che ce l'ho, non l'ho comprato, però. Ecco quello che è nuovo, che è una serie in tre volumi, ma io il primo non l'ho ancora trovato. È tutto Occhi di Gatto nella nuova versione deluxe, voglio prenderli, esatto. Ve lo consiglio. Questo, se lo trovate, ve lo consiglio. Per due volumi, se è la prima volta che leggete un manga, non so. Però essendo Tsukasa Ojo, ve lo consiglio. Poi, passiamo a un volume che è leggermente più largo, perché poi passiamo a tutti quelli piccoli. Quindi va bene. Perfetto. Ah no, sì. Vi faccio vedere ancora altri che ho recuperato in questo mese, ma sono più vecchi. Questo ve lo faccio vedere. Okay. Rush 1 e 2, ve l'ho fatto vedere. Vabbè, poi come vedete tutte le bustine che ho le ho comprate, quindi ho speso 25,50 euro in un giorno per alcuni manga, non vi dico quali perché vabbè, non mi interessa, però ho comprato alcune bustine, poi ogni volta che compro dove vado io mi dà dei buoni sconto di 1, 2, 2,50 euro, in base a quanto spendo mi dà qualche sconto per la prossima spesa, quindi ci sta, ci sta, ci sta. Ok, continuiamo con vecchi volumi, nel senso che non è finita la storia, a parte Rush,
continua la storia, però è dolce primo amore. Ho preso sia l'1 che il 2. Questo costa 4,50 euro. Allora, è di Aeminase. Il manga si chiama Dolce Primo Amore, appunto, ed è di novembre. Questo è di novembre. Novembre. Molto... È uno shoujo, quindi va bene. Come sapete, io leggo un bel po' di shoujo. Poi Dolce Primo Amore, appunto, questo è il volume 2. E questo è di gennaio 2016. È bimestrale. È bimestrale perché è novembre, dicembre non c'è stato, gennaio c'è, febbraio non lo fanno, esce a marzo, il numero 3 esce a marzo, quindi è ancora in corso, né? Se vi interessa recuperarla vi dico che è una storia molto carina, sinceramente manco mi ricordo com'è, però è carina. Fantastico. Ah no, ok, ho letto queste due frasi, sì, è facile, cioè è una storia molto semplice. Poi, questo Rainbow Days è uno shoujo, però... Per me è uno shoujo ma un po' particolare, cioè nel senso, ci sono questi quattro ragazzi qua, che sono amici, sono uno più fuori dall'altro, però vabbè, vi consiglio anche questo, però è uno shoujo non da stampo classico come il Dolce Primo Amore o così, è uno shoujo un po' diverso, e poi non è una, cioè... La storia che continua è Rainbow Days, però c'è poi Rainbow Girls, che sono queste qua, questo, vabbè, ve le faccio vedere, l'uno e il 2. Costano 4,30 euro, qua c'è scritto mensile, ma non è vero, perché se fosse mensile, questo non è vero, è bimestrale, c'è scritto mensile ma è bimestrale, perché questo è uscito a ottobre l'uno, e questo è uscito a dicembre, quindi il prossimo uscirà a febbraio. Anche questo, se vi interessa recuperarlo, ve lo consiglio, però, non so. E quelli erano, li ho recuperati, cioè li ho presi questo mese, però come vedete sono di mesi precedenti. Usciti questo mese, invece, ve li faccio vedere subito. Akame ga Kill, il numero 3. Vabbè, c'è scritto anche qua il numero 3. Sempre a un prezzo di 4,50 euro, questo invece è seriamente mensile, perché il primo era di novembre, il secondo di dicembre, il terzo di gennaio, il quarto sarà di febbraio, il quinto di marzo. Quindi questa è seriamente... È una storia un po' cruda. Se siete deboli di stomaco come me, non è il massimo. Cioè, perché ogni volta che vi vedete qualcosa vi verrà di vomitare, senza dire cose peggiori. Comunque, ok. Carino, 4,50 euro, certo. Un po' crudo. Non è storia da tutti. Cioè, nel senso... La leggono tutti adesso perché va di moda, però io la compro, sì, mi piace, però è un po' cruda. Cioè, più che per le scene di battaglia, io la compro per le scene dove loro sono amici, cioè vanno in giro, capito? Per le scene più normali, diciamo. Qual è la parte che mi piace di più. Poi rimaniamo sempre su Shonen. Qua c'è scritto Senki... Qua c'è scritto Manga Blade, c'è boh, vabbè, qua c'è scritto Senki, però va bene. Ed è La Leggenda di Arslan, il numero 2, sempre a 4,50 euro, questo è bimestrale, di gennaio. Ah, volevo chiedervi, se qualcuno sa quando esce la Vien Doll? No, perché io veramente, c'ho scritto quadrimestrale, in teoria dovrebbe uscire a febbraio, perché era di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. O esce a marzo, o esce a febbraio, cioè a febbraio dovrebbe uscire. Non so se l'hanno bloccata per spoiler, perché un punto a me ha ricordato tantissimo le Pretty Cure, anche se non c'entrava molto, né? Leggermente. Spero che non l'abbiano bloccato per il motivo che penso io, cioè di plagio, ecco. Beh, La Leggenda di Aslan comunque costa 4,50 euro. Storia carina, dai, molto più di Akame ga Kill sicuramente, cioè nel senso è meno cruenta di Akame ga Kill. Ok. Passiamo ancora a Shoujo. Poi io non riesco più a imbustarli bene. Cioè, prima li imbustavo in una maniera tale che rimanevano belli piatti, ma no, vabbè.
quanto è bello questo manga. No, veramente, è uno shoujo, e ok, quindi vabbè, di shoujo più o meno si somigliano tutti. Ma i disegni di sta Yokomaki, ma quanto sono belli. Comunque è bimestrale questa, è di gennaio, questo è 4,50 €. Romantica Croc in 2, sì. A me piace troppo l'immagine di lei così, cioè col gattino in braccio. Questo gattino lo trova per strada dentro questo episodio, sì, non è che spoiler, né, per, ho detto, cioè, è su. Invece questo qua è il gatto di lui, che c'è sempre stato, Verza si chiama. Il gatto, molto carino anche questo. Ultima cosa, come potete vedere questo mese ho comprato, ma non chissà quanta roba. Ho comprato, ma cioè, nel senso, normalmente ogni nostro venerdì, il 2 di Arina Tanemura. Tanemura, sì, Tanemura. 4,50 €, anche questo è sempre bimestrale. Qua c'è scritto Manga Moon addirittura. Boh, non ho mai capito queste cose che scrive la Planet, però vabbè. Beh, molto carino. Questo qua è molto carino. Sì, è bello, cioè nel senso, è uno shoujo che questo, il cugino di questa, cioè questo tizio qua, che sarebbe il cugino di lei, è innamorato di lei, semplicemente, cioè nel senso, questa cosa qua. Costa 4,50 €, ok. Oddio, sta cadendo tutto, non vogliamo rompere niente, ok, qui vi ho fatto vedere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, scusate se ho messo insieme tutte queste cose dei preferiti e così, perché alla fine appunto dei preferiti non dovevo dirvi niente, cioè dovevo dirvi le cose che vi ho fatto vedere, praticamente le cose che vi ho fatto vedere sono i preferiti. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Adesso cerco quale fare, spero non sia troppo tardi, vediamo un attimo che ore sono, 10:18, no, va bene, di giorno ovviamente, come potete vedere fuori c'è sole. Ci sono dei video che mi piacerebbe fare, anche un po' sono, sinceramente, sì, ho già in mente quale fare, se Muffin si lascia prendere faccio... Esatto, il tag amico peloso, perché è da un po' che non lo faccio, l'ho fatto quando era cucciolissimo, quando aveva tipo 7 mesi neanche. Ok, comunque scusate, è 30 minuti e passa di video, 32, 40, 41, 42, 43, 44, aspettiamo che arrivi a 33, comunque, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, ciao! Ciao 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 ciao.